È una scelta di civiltà, ma direi anche, se posso permettermi, di opportunità, perché questi ragazzi che sono nati in Italia e studieranno e lavoreranno in Italia ci aiuteranno a far crescere la nostra Italia in un momento in cui abbiamo un inverno demografico e stiamo attraversando quello che Rosina definisce degiovanimento. È chiaro che noi dobbiamo aiutare, certo, in qualche modo contrastare il fenomeno. Bene, eccoci qui, abbiamo Valentina Prea, responsabile istruzione nazionale per Forza Italia, il dipartimento che riguarda ovviamente anche la scuola, che nell'ultimo periodo è diventata, diciamo, argomento di dibattito riguardo il cosiddetto Ius Scholae, cioè l'anticipo della possibilità di ottenere la cittadinanza italiana per ragazzi stranieri che hanno completato un ciclo. Forza Italia, un ciclo di istruzione. Forza Italia da questo punto di vista è prodiga di iniziative, ha anche presentato un progetto di legge, si avvia insomma a portare avanti un dibattito costruttivo. Perché Forza Italia vuole anticipare appunto questa possibilità? Intanto l'abbiamo chiamato Ius Italiae, quindi si diventa cittadini italiani studiando, da studenti a cittadini. Ci piace immaginare che i bambini stranieri di seconda generazione, quindi nati in Italia, che abbiano la possibilità di frequentare le nostre scuole, in particolare le scuole dell'obbligo, quindi tutto il primo ciclo, i primi due anni della scuola secondaria superiore con profitto, possano poi sentirsi realmente cittadini italiani. Come si sa, nei primi 8 anni di scuola si studia tanta storia, tanta geografia, italiano, si impara l'italiano e soprattutto si fanno esperienze di educazione civica. Quindi altro che l'esame poi per diventare cittadini italiani quando dopo i cittadini 18 anni. Ci sembra un modo per riconoscere a chi è già di fatto integrato nella nostra comunità un giusto riconoscimento, proprio perché molti di questi ragazzi già si sentono italiani ma poi non lo sono, ed è crea un effetto discriminante ed è anche frustrante per questi ragazzi che sono nelle nostre classi. Dunque è un fatto importante, è una scelta di civiltà, ma direi anche, se posso permettermi, di opportunità, perché questi ragazzi che sono nati in Italia e studieranno e lavoreranno in Italia ci aiuteranno a far crescere la nostra Italia in un momento in cui abbiamo un inverno demografico e stiamo attraversando quello che Rosina definisce giovanimento. È chiaro che dobbiamo aiutare, certo, in qualche modo contrastare il fenomeno e anche con nuovi cittadini italiani, quindi da studenti a cittadini. Bene, anche perché la platea è molto vasta, parliamo, certo, di 600.000 potenziali beneficiari di questa legge, di cui insomma tantissimi nati in Italia, parlano italiano in dialetto anche spesso, e quindi sono di fatto, possiamo dire, italiani a tutti gli effetti. C'è un problema però, credo, a livello di governo: non tutti i partiti attualmente che governano l'Italia sono d'accordo. Allora, innanzitutto mi piace ricordare che in Lombardia sono 220.000 questi alunni stranieri, e quindi va da sé che il problema è anche urgente oltre che opportuno, ma è che richiede una soluzione. Io non credo che ci sia un atteggiamento ostile, non viene giudicato una priorità
dalla maggioranza, ma io credo che col giusto tempo e con le giuste ragioni entro questa legislatura il segretario Tajani riuscirà anche ad ottenere questo risultato. Noi come Dipartimento Istruzione facciamo il tifo per lui e abbiamo sposato ovviamente questa causa. Bene, con questo obiettivo da raggiungere salutiamo Valentina Prea. Grazie a Tecnica della Scuola che ci segue quotidianamente e con grande efficacia rispetto a tutte le nostre posizioni. Buon lavoro anche a voi. Grazie.